Rieccoci con i lettori della Pressa per questo appuntamento del martedì in diretta. Come abbiamo detto, insomma, da qui al 25 di settembre ci concentreremo inevitabilmente sulla campagna elettorale, sulle posizioni dei vari partiti in vista del voto e anche sullo scenario che ormai sembra essersi delineato in modo chiaro. Fratelli d'Italia, la coalizione di centrodestra, ma in modo spiccato Fratelli d'Italia si prepara alla vittoria. Ormai su questo ci sono ben pochi dubbi. Anche il centro-sinistra traino PD, insomma, sembra avere in qualche modo rinunciato, chiaro non nelle dichiarazioni ufficiali, ma nei modi, negli atteggiamenti, a poter combattere davvero per una vittoria il 25 di settembre. Sarà un governo quindi a trazione Fratelli d'Italia, con la Meloni alla guida, e complice anche una campagna elettorale da parte del PD e di Enrico Letta a dir poco disastrosa, a partire dalla, e lo abbiamo detto più volte, dal tema delle alleanze, con la rinuncia da parte del PD sia di trovare una sponda nell'asse centrista Calenda Renzi, sia una sponda con il riformismo, diciamo, più, posso dire, più giacobino dei 5 Stelle. Dalla politica dei due forni alla politica del tutto chiuso, insomma, il PD sembra avere davvero, insomma, avere pochissime chance e averle, quelle poche che aveva, averle usate malissimo. Vincerà Fratelli d'Italia, ma lo diciamo in maniera ormai è evidente, è emerso anche dal confronto di ieri, l'unico che ci sarà tra i due leader, tra la Meloni e Letta, sulla pagina del Corriere della Sera, emerso in maniera chiara, insomma, che poi dal punto di vista pratico per il Paese, anche con una vittoria di Fratelli d'Italia, non cambierà molto. Dal punto di vista delle politiche internazionali, in particolare sulla politica estera, sulla politica riguardante la posizione nella guerra che sta sconvolgendo l'Europa dell'Est, la posizione di Fratelli d'Italia è esattamente quella del PD, forse ancora più atlantista, o comunque filonato, quindi da questo punto di vista nulla cambierà, ed è chiaro che è una posizione che incide, come sappiamo bene, anche sulle politiche energetiche del nostro paese e sul caro bollette, perché è evidente che al di là di quello che si può fare con scostamenti o meno di bilancio, il peso grosso è legato alle sanzioni che il nostro paese sta imponendo insieme all'Europa, ma più che anche rispetto ad altri paesi europei sta imponendo la Russia, e quindi, insomma, con anche la vittoria della Meloni da questo punto di vista cambierà poco. Cambia poco anche dal punto di vista delle politiche fiscali, certo c'è la bandiera della flat tax, ma anche dal dibattito di ieri è emerso in modo chiaro come i programmi di PD e Fratelli d'Italia coincidano ad esempio sul taglio del cuneo fiscale. Dicono le stesse cose Meloni e Letta, dimostrazione che in fondo l'agenda unica è l'unica agenda almeno possibile, almeno se si vuole governare. E su questo, insomma, bisogna prenderne atto. Discostano molto le due coalizioni sui temi dei diritti. Diciamo che dal punto di vista dei diritti civili, quindi e anche dal punto di vista dell'approccio verso il mondo LGBT, quello della Meloni è un approccio decisamente più conservatore, decisamente più aperto quello del PD e della coalizione di centro-sinistra, così come sul tema dell'immigrazione appare più chiusa la posizione della Meloni. Non ha citato il blocco navale, questo gliel'ha rimproverato Letta, però insomma ha ribadito, insomma, la necessità di un decreto flussi che funzioni davvero, mentre invece l'approccio più aperto e meno identitario del PD è emerso. Però insomma, al di là di questo, le posizioni sono davvero poco distanti. Si sta polarizzando la campagna elettorale, si sta polarizzando almeno nei due schieramenti, cresce in maniera fortissima Fratelli d'Italia, calano Lega e
Forza Italia all'interno della coalizione. Questo tra l'altro avrà ripercussioni anche evidenti sulla formazione del futuro Parlamento e sulle ambizioni dei candidati, anche Emiliano Romagnoli, al Parlamento. È evidente che con questi numeri Fratelli d'Italia occuperà gran parte dei posti disponibili e Lega e Forza Italia potrebbero accontentarsi solo dei posti o poco più dei posti riservati a loro nei collegi uninominali. Questo per quanto riguarda diciamo l'assetto del futuro Parlamento. Specularmente nella coalizione di centro-sinistra, insomma, la posizione del PD è nettamente prevalente, anche perché lì l'unico alleato sono la sinistra e i Verdi. Crescono il Movimento 5 Stelle, più il Movimento 5 Stelle di Calenda, e questa dimostrazione ancora una volta, ma insomma l'abbiamo detto in premessa, degli errori strategici madornali di Letta in tema di alleanze. Per quanto riguarda le forze politiche antisistema, le uniche due forze che potrebbero avere concrete possibilità di superare la soglia del 3%, anche se concrete, ma devo dire abbastanza residuali, sono Italia Sovrana e Popolare di Rizzo e Toscana, e dall'altra parte Italexit di Paragone. Perché? Le uniche due? Perché sono le uniche? A Italexit manca un territorio, però sono le uniche due forze politiche che sono riuscite a presentare in tutto il paese. Vita, ad esempio, di Sara Cugnal è riuscita a presentarsi non in tutti i collegi, in diversi collegi non è riuscita a raccogliere le firme, così come il partito Alternativa c'è, che unisce Popolo della Famiglia ed Exit, ancora in pochissimi collegi è riuscita a presentarsi. Quindi diciamo che le forze antisistemiche non si sono presentate insieme e dal punto di vista concreto hanno poche possibilità di sbarcare in Parlamento. Questo è il quadro a fronte, diciamo, di una lo ricordano tutti, no? Di un movimento popolare ampio che aveva contrastato in particolare le norme sul Green Pass. Oggi insomma quel movimento difficilmente troverà spazio in Parlamento. Dell'escalation dei 5 Stelle l'abbiamo detto, e probabilmente sarebbe voglio dire ingenuo schiacciarla tutta sul reddito di cittadinanza, che tanto così è caro in particolare al Sud. Certamente ha un ruolo, ma va riconosciuto una ripresa del Movimento 5 Stelle, non tanto legata al brand 5 Stelle quanto alla figura di Giuseppe Conte, che evidentemente ha una base di apprezzamento ampia nel paese, perché insomma oggi 5 Stelle sono andati vicino al 15%. Questo è il quadro nazionale. I riflessi locali, ne abbiamo anche insomma così fatto diciamo un focus nei giorni scorsi a livello di sulla pressa, per chi avesse voluto e chi volesse ancora presente, sulla situazione modenese di Emiliano Romagnoli. Ecco, in un quadro nazionale dove il centrodestra appare decisamente ormai a un passo dalla maggioranza, da avere la maggioranza del paese, da governare il paese, in Emilia Romagna e a Modena in particolare le cose difficilmente cambieranno, lo abbiamo detto e lo ribadiamo. Da noi, ad esempio, nel modenese si voterà nel 2024, e il quadro al momento dà ancora nettamente davanti la coalizione di centro-sinistra. Sembra giocarsi tutta in quell'area la successione a Muzzarelli, ammesso che di successione si tratti, perché non è escluso che venga concesso un terzo mandato anche ai sindaci delle città sopra i 5.000 abitanti, ma dovesse lasciare in qualche modo lo scettro della guida della città. Tra l'altro è già stato indicato il successore nella figura dell'assessore Bortolamasi, che andrebbe benissimo a Bonaccini, e dicevo, anche qualora dovesse lasciare questo testimone,
la partita si giocherebbe tutta in casa centro-sinistra, perché il centro-destra al momento sembra avere abdicato un ruolo di alternanza vera sul territorio. L'abbiamo detto e lo ribadiamo, e non c'è una totale mancanza da parte, questa colpevole mancanza da parte delle forze di centro-destra nel cercare di creare un'alternativa che sia alternanza credibile di governo. È stato così con Forza Italia, quando Forza Italia era il traino della coalizione di centrodestra, è stato così quando la Lega era traino della coalizione di centrodestra, e così oggi con Fratelli d'Italia, traino della coalizione. I vari leader locali sono più impegnati a salvare il loro diciamo bacino di voti e a contrastare il proprio alleato, nel tentativo di ognuno di difendere il proprio stretto recinto di consensi. Sono più impegnati in questo piuttosto che cercare un'alternativa a un governo locale di centro-sinistra che governa da 70 anni. Questa è un'osservazione che abbiamo fatto e che ribadiamo, e che dà la misura, insomma, di una incapacità, riteniamo colpevole, del centrodestra di creare appunto un modello alternativo di governo del territorio. È chiaro che il modello alternativo passa non solo dalla definizione delle candidature, tra l'altro candidature sempre scelte in qualche modo al ribasso, quasi che i vari leader locali abbiano paura di una figura che possa in qualche modo vincere o adombrare la loro, e passa dalla candidatura, dicevo, questa rete alternativa mai creata, passa dalle candidature, passa dalla incapacità di creare una rete anche a livello di mondo economico, di mondo anche dell'informazione, insomma, cercare una rete alternativa vera, un modello che, come sappiamo, dura da 70 anni sul nostro territorio e che tocca, questo sì, quello di centro-sinistra, tutti i momenti sia economici che sociali, che del divertimento, della vita modenese ed emiliana. Questo fa il centro-sinistra, il centro-destra sembra abdicare a questo ruolo. A oggi è così, mancano, è vero, ancora tanto, ci saranno le elezioni dopo il 25 di settembre, però insomma anche dopo il 25 di settembre è difficile immaginare che ci sia la volontà di costruire un'alternativa vera, e al momento insomma questo progetto resta in alto mare. Sul fronte delle candidature, se quella del centro-sinistra è già ai blocchi di partenza, dicevamo, il nome che sembra essere quello di Bortolamasi, che unisce sia la corrente bonacignana che quella del sindaco di Modena, e che in qualche modo dà un compenso, in qualche modo, come si può dire, politico all'area centrista, perché ricordiamo che Bortolamasi viene dal mondo del CSI, e che in qualche modo dovrebbe stoppare anche le mire, le altre mire dell'ala cattolica rispetto anche a ruoli in Parlamento, in particolare di Francesca Maletti, il centro-sinistra. Quindi si è organizzato e cerca di preparare la successione. Il centrodestra non ha individuato al momento alcun candidato, e si fa il nome di qualcuno, soprattutto in casa Lega, però insomma probabilmente la scelta spetterà a Fratelli d'Italia, ed è facile immaginare che il nome sarà ancora una volta strettamente identitario, non condiviso, e questo difficilmente porterà a un cambio di passo a Modena e nella famosa Emilia Rossa. Almeno ad oggi questo è il quadro. Intanto però ci prepariamo al voto del 25 di settembre, sapendo insomma che più o meno i giochi sembrano essere chiusi. Dal punto di vista dei nomi, ultimo flash, ce la farà sicuramente i candidati al plurinominale, in particolare sul territorio la figura di Stefano Vaccari è candidata a ritornare in Parlamento, così come per il centrodestra sbarcherà quasi sicuramente in Parlamento Michele Barcaiuolo per Fratelli d'Italia. Il grosso punto di domanda resterà sugli uninominali, che non sono più territorio sicuro per il PD. Agli uninominali ci proverà Enrico Aimi al Senato contro Vincenza Rande, dall'altra parte ci proverà Daniela Dondi, che è appunto questo esponente di Fratelli d'Italia, che potrebbe fare il colpo e strappare anche il seggio uninominale della Camera alla coalizione di centro-sinistra. Questo il quadro, ormai
ormai manca davvero poco al voto, mancano meno di 2 settimane. Noi continueremo anche martedì prossimo a raccontare questa realtà, in attesa appunto poi di vederla nero su bianco lunedì 26 di settembre, quando si avrà il quadro chiaro e si saprà insomma come sarà formato il futuro Parlamento e il giorno dopo anche quale sarà il futuro governo e chi siederà a Palazzo Chigi. Buona serata a tutti. Per chi volesse, ci sono tutti gli appuntamenti e gli aggiornamenti sul nostro giornale, lapressa.it, e noi ci rivediamo per questo appuntamento in diretta martedì prossimo. Buon pomeriggio a tutti.